Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Nuove iniziative per il mercato centrale di Livorno, nuove concessioni e nuovi orari di apertura. È stata presentata questa serie di iniziative in una conferenza stampa a cui ha partecipato ovviamente l'assessore al commercio e al turismo di Livorno, Paola Baldari, che andiamo subito ad ascoltare. Siamo qui per parlare del rilancio del mercato centrale, e all'interno del quale stanno molte cose a cui come amministrazione stiamo pensando e stiamo lavorando, ma in questo momento possiamo parlare sicuramente del bando per le nuove concessioni per il rilancio delle attività del mercato centrale e del centro commerciale naturale Modì. Dunque, questo bando imminente è stato avviato, diciamo, con una decisione della giunta comunale, che ha concordato di dare mandato agli uffici di definire appunto questo bando per le nuove concessioni secondo i criteri previsti dal nuovo regolamento per il mercato, che vanno sicuramente in una direzione di maggiore qualificazione delle attività mercatali per rafforzare tutto l'indotto correlato a questa importante realtà cittadina, che possiamo definire sicuramente il cuore commerciale del centro storico livornese. L'aggiornamento delle norme di gestione, questa è una cosa importante, consente di superare le precedenti norme molto restrittive rispetto a un'evoluzione della normativa commerciale e di liberalizzazione del settore. Infatti, l'aspetto importante è la possibilità dell'amministrazione comunali di destinare gli spazi resisi appunto disponibili a specifiche tipologie di attività tramite una procedura che preveda l'individuazione del vincitore mediante il criterio dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa. Questo sicuramente ha lo scopo di garantire una migliore funzionalità e valorizzazione del mercato. È in questo contesto che si inserisce il progetto pilota per il sostegno e lo sviluppo del mercato centrale del centro commerciale naturale Modì, realizzato dalla società Lattanzio Business Advisory all'interno del progetto TEC, a seguito di apposito bando della provincia di Livorno. Questo progetto prevede una preparazione con formazione da parte della società Lattanzio per i potenziali richiedenti partecipanti al bando, quindi questo in una prospettiva di maggiore qualificazione delle attività che verranno ad essere presenti. Ed ascoltiamo adesso Fabio Saller, dirigente del Comune di Livorno del Commercio. Il mercato centrale ha gli spazi che sono vuoti. Altri spazi sono vuoti ma non saranno messi a bando. Il mercato centrale ha ancora quegli spazi vuoti, semplicemente perché non sono potuti assegnare in presenza di un regolamento che, come diceva l'assessore, è un regolamento che non avrebbe favorito un rilancio. Quindi, per favorire un rilancio abbiamo fatto un nuovo regolamento che consentisse di passare da una regola fondamentale che era: lo spazio si assegna al soggetto che è da più tempo iscritto in Camera di Commercio, si assegna invece sulla base delle nuove regole che sono a un'attività specifica, ad esempio parafarmacia, ad esempio promozione della città, ad esempio vendita dei prodotti tipici e locali, ad esempio filiera corta. Cioè, i bandi specifici per attività specifiche. Nell'ambito di questo non funziona ancora chi è da più tempo iscritto nella Camera di Commercio, funziona la regola di chi presenta un'offerta qualitativamente più importante. Quindi sarà un'offerta di qualità che tende a dire che non metteremo l'ennesima panetteria nel mercato che è destinata ad una sopravvivenza molto limitata, ma metteremo attività che faranno la sinergia con le altre per favorire un afflusso maggiore di persone e di utenti e di clienti al mercato centrale. Abbiamo un'iniziativa con 200 bambini per il progetto Good Fish, e quindi un'iniziativa sul consumo consapevole e ragionato del pesce, che non sia quello tradizionalmente dei pesci comprati e cucinati prevalentemente nella città di Livorno. Detto questo, abbiamo cercato una forte sinergia che rappresentava l'assessore. C'è questo progetto che era un progetto di valorizzazione commerciale e turistica della città di Livorno, TEC. Questo progetto TEC è un progetto che sostanzialmente è finanziato a livello nazionale e comunitario. È un progetto che tende alla valorizzazione della provincia di Livorno
delle attività turistiche e commerciali, siamo riusciti in un rapporto con la provincia a far concentrare per le attività commerciali sul mercato centrale di Livorno. Quindi il mercato centrale di Livorno ha già avuto un'iniziativa, una presentazione importante di questo progetto qualche tempo fa, un mese fa circa, e avrà come sviluppo ulteriore un accompagnamento dei potenziali imprenditori che fanno domanda per partecipare al bando. Saranno accompagnati da questi specialisti di questa società Lattanzio che, indipendentemente dal bando ma in maniera parallela, saranno in grado di aiutarli a costruire un progetto di impresa. Quindi sostanzialmente quello che potrebbe essere il rischio di un'improvvisazione che porta ad una facile mortalità dell'imprenditore che magari non ha le risorse, non ha il know-how, non ha le conoscenze per, può essere di fatto tamponata e comunque contrastata dalla verifica gratuita che viene fatta da un soggetto che ha fatto un bando a parte, dove io che voglio partecipare al bando del mercato con mia proposta dico: ma sarà una proposta valida? Indipendentemente dall'accoglimento o non accoglimento da parte del bando, che sono criteri ovviamente oggettivi e di concorsuali da parte del comune, questa validità potrà essere verificata, validata da parte di un soggetto tecnico preparato che potrà aiutare l'imprenditore a presentare un progetto credibile. Questo è collegato, diceva l'assessore, anche a un rilancio che passa attraverso una rimodulazione degli orari del mercato. L'amministrazione ha ben chiaro che gli orari come sono adesso non sono adeguati per il rilancio delle attività mercantili. A questo punto ci sono state fatte delle indagini da tutte le associazioni dei commercianti, da Modi, dalla Commissione Esercenti, dal CNA, da tutti i soggetti che sono presenti nel mercato. E sono arrivate proposte varie: aperture pomeridiane prolungate, aperture pomeridiane aggiuntive staccate, aperture del sabato, aperture due pomeriggi in più, aperture per le prime settimane del mese, la prima settimana del mese per giorni definiti, quindi situazioni di questo genere. Noi stiamo, l'amministrazione, la giunta, sta valutando quale di queste strade sia la più perseguibile in fase di start-up e in fase sperimentale, assessore. Sottolineo quello che l'assessore ci dice sempre, la sperimentazione iniziale. Quindi proposte plurime e indagini plurime, non c'è una proposta unitaria. Quindi dovrà essere portata a sintesi questa cosa, che non sarà più una gestione regolamentare, come era col vecchio regolamento, che diceva il regolamento stabilisce in maniera permanente fino alla sua modifica quello che è l'orario, ma sarà una proposta annuale o infrannuale, facilmente in maniera molto snella modificabile. Si accompagna questa iniziativa anche con l'iniziativa di Customer Satisfaction, il mercato che vorrei. Quindi un'iniziativa che va a indagare attraverso strumenti cartacei e telematici quelli che sono gli intendimenti desiderati degli utenti del mercato, di modo che anche l'orario, ma anche se insieme, possono essere orientati su quelle che sono le necessità da parte dei centri di danza. Ed ascoltiamo infine ancora l'assessore Paola Baldari. Sono l'inizio di un processo di qualificazione del mercato centrale che va appunto non solo nella direzione commerciale, ma nella direzione sicuramente culturale, turistica, storica e sociale, quindi è una risposta che l'amministrazione dà a un'esigenza concreta degli esercenti appunto dai sondaggi che sono stati fatti, quindi ci sta molto a cuore e siamo molto soddisfatti di questo inizio, di questa iniziativa, perché pensiamo che di rispondere alle esigenze dei commercianti. Ascoltiamo adesso Alessandra Martuscelli della SPIL che ci parla dei problemi di accesso al mercato centrale, tipo il parcheggio. Il problema potrebbe non esistere quanto che parcheggio oggi, praticamente quasi in piazza Cavour, perché i pedoni escono sul largo dei Valdesi, quindi sono a quattro passi proprio da piazza Cavour e via Ricasoli, soltanto che molti si impigriscono e non vogliono fare nemmeno i 300 metri che da piazza Cavour li porta al mercato, perché potrebbe essere utilizzato ancora di più, già lo è in parte, come parcheggio del mercato, il parcheggio Odeon, perché in un'altra città 300 metri sarebbe considerato un parcheggio a portata proprio di mercato. Invece i livornesi tendono a dire: vado a fare la spesa, la macchina la voglio trovare fuori dall'ingresso del mercato. Questione di pigrizia o questione di magari peso anche degli sport? Tutte e due, direi che tutte e due, dipende dai casi. Però per alcune persone giovani, diciamo la verità, 350 metri, quale città uno ha la macchina proprio sotto al posto dove deve andare? Soltanto in periferia, nei centri commerciali periferici, se uno centro città per un parcheggio a pochi metri, cioè pretendere di più un po' tanto, ecco, insomma.
o no? Intanto al mercato centrale è partita l'operazione Gustando si impara. Ogni mercoledì nel pomeriggio ci saranno esperti di slow food con degli incontri rivolti ai bambini e agli adulti, con la realizzazione di laboratori del gusto ai quali i cittadini possono partecipare gratuitamente. Il tutto presso il Salone delle Verdure, detto delle Gabrigiane. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.